Grattacielo della Regione Piemonte, la prima giunta in attesa del trasferimento di tutti i dipendenti e col primo benvenuto del presidente Alberto Cirio. Il Tour de France per la prima volta parte dall'Italia e parla piemontese. A luglio passerà nel Monferrato. Natale a casa o al ristorante, abbiamo raccolto in questi giorni prefestivi alcune preferenze tra i torinesi. Festività, l'offerta culturale dei musei reali, ecco le mostre e le collezioni più importanti, ne parliamo con la direttrice Enrica Pagella, nostra ospite in studio. Bentrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Televisione. E si è svolta, lo avete sentito dai nostri titoli, ieri la prima seduta della giunta regionale nel nuovo grattacielo Piemonte, situato in via Nizza a Torino. La struttura, alta 205 metri, diventa così operativa a tutti gli effetti, in attesa che si trasferiscano anche gli oltre 2000 dipendenti. Particolarmente soddisfatto il presidente della regione, il governatore Alberto Cirio, che ha accolto personalmente i giornalisti al 40° piano, dove è situato il suo ufficio. Vediamo. Pranzo di Natale o cena della vigilia, tutti a casa o insieme al ristorante, siamo andati a chiederlo ai torinesi. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Cena della vigilia o pranzo di Natale? Quale dei due siete più abituati a fare? Cena della vigilia. Pranzo di Natale. Ma facciamo tutte e due veramente, sempre in famiglia, la sera con degli amici, la vigilia e il giorno di Natale con parenti. Pranzo di Natale. Pranzo del Natale, con i pacchetti. Pranzo di Natale, classico pranzo con i parenti, niente di stravagante diciamo. Niente, io sono un singolo, starò a casa da solo, tranquillo perché sono anche un po' raffreddato, è meglio stare al caldo. Ah, il pranzo di Natale, la vigilia non ce la sentiamo. Io sono fortunato, tutte e due, quindi li prendo due perché i miei sono meridionali e i miei suoceri sono piemontesi, quindi io prendo il meglio da due mondi. La sera della vigilia. In Calabria, perché non sono di qua.
Il pranzo di Natale a mezzogiorno. La sera della vigilia da noi napoletani, diciamo, è preferita, anzi da noi si festeggia dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, quindi la tavola non si toglie. Il pranzo di Natale. Il pranzo di Natale. Devo dire che facciamo due famiglie, tipo il 24 siamo tutti parenti da parte di mia nuora e il 25 da parte nostra, mia. Pranzo di Natale, a casa o ristorante? In casa, con la famiglia. Casa. A casa. A casa, quest'anno a casa. In più in famiglia, si sa, perché noi, la famiglia è importante, perciò. A casa si festeggia con i familiari e tutto, non con ristorante eccetera, non andiamo. Casa. Casa. Casa, no, un Natale a casa, Natale a casa per forza. A casa, in famiglia, certo. In casa, sempre a casa, che io ricordi, sempre stati a casa il giorno di Natale. A casa, dalla nonna. Casa. A casa, preferisco. In casa, in casa. A casa, rigorosamente a casa con la famiglia. Parliamo ora delle previsioni che sono positive per l'Università di Torino in vista del prossimo anno, l'Università naturalmente di Torino, nonostante l'aumento dei costi dell'energia. Le risorse economiche dovrebbero essere in crescita di oltre il 6% rispetto al 2022. Sentiamo. Quest'anno che sta terminando, come è andato e quali sono le previsioni per il prossimo che avete? Il bilancio l'abbiamo appena approvato, all'unanimità in consiglio d'amministrazione, un bilancio complesso perché i costi energetici si fanno sentire per tutti, anche per l'università, ma siamo riusciti, grazie alla solidità dell'Ateneo, all'aumento delle entrate e alle riserve patrimoniali, a chiudere un bilancio in pareggio, un bilancio che ci permette comunque di continuare ad assumere, di mantenere le tasse universitarie tra le più basse del nord Italia e anche a investire ulteriormente in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e public engagement. Quindi un bilancio prudente, comunque in crescita, comunque di investimenti nella speranza che possano arrivare buone notizie e che l'anno prossimo non veda quelle previsioni così negative, soprattutto sul versante dei costi energetici. E abbiamo parlato di alcuni progetti che ci saranno, tra cui quello per gli studenti, quelli di ristrutturazione dei vari edifici. Ora, ci sono tanti progetti, anche perché molti dei progetti, degli investimenti che noi faremo l'anno prossimo sono stati investimenti messi a bilancio negli anni passati, quindi tutti quei progetti procedono, ne menziono alcuni. Grugliasco dovrebbe arrivare nel 2023, inizio 24 praticamente alla fine, più di 10.000 studenti andranno a studiare, a lavorare, a vivere in quella sede, ma abbiamo altri importanti progetti di riqualificazione di Palazzo Nuovo, del CLE, ampliando il numero di aule, di spazi studi, Palazzo Campana, quindi tanti progetti per l'edilizia per gli studenti, ma anche progetti importanti per la ricerca, in particolare in questo caso derivanti dal PNRR che porterà più di 100 milioni alla ricercatrice e ricercatori dell'Ateneo, una grande responsabilità per noi e per il paese che cercheremo di mantenere. Abbiamo un interessante progetto che si chiama Squadra, è un progetto per il quale noi abbiamo reclutato 20 giovani laureati da pochi anni per venire a svolgere il ruolo di project manager nei progetti PNRR. Capite bene che più di 100 milioni di investimenti prevedono grandi capacità gestionali e abbiamo avuto più di 200 iscritti. La cosa interessante è che abbiamo unito alla campagna di reclutamento non in semplice pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, nei siti di legge, ma con una campagna social che ha dato un grande successo, pensiamo di ripeterlo in futuro. E che cosa si augura per queste feste? Ma ovviamente gli auguri sono quelli di sempre, di riuscire ad avere un momento di pace, di serenità. Lasciatemi dire, non si può non augurarsi che la guerra finisca il prima possibile, perché no, magari proprio durante queste feste o si possa vedere un significativo passo avanti nei riguardi di una pace di cui tutti abbiamo bisogno. Cosa augura ai torinesi e ai cittadini in generale? Anche qui gli auguri sono quelli tradizionali. Trovare momenti di serenità, di pace all'interno delle proprie famiglie, con i propri cari, con le proprie amicizie. Ora vi raccontiamo del protocollo d'intesa tra ARPA e l'Associazione Nazionale Carabinieri Regione Piemonte per il monitoraggio ambientale tramite droni. La collaborazione permetterà, grazie all'utilizzo proprio di questa tecnologia, la prevenzione e la tutela dell'ambiente con attività mirate in modo tale da poter intervenire in modo puntuale ed efficace. Vediamo come.
Ed ora andiamo a Cuneo per raccontarvi della presentazione dell'associazione La Cura nello Sguardo, dove si è tornato a parlare di cure palliative, ambito per cui il ruolo del medico è imprescindibile. Andiamo ad ascoltare l'Ordine dei Medici di Cuneo. La rete tra pubblico, privato e volontariato in ambito sanitario è indispensabile ancora di più nel campo delle cure palliative. Di recente è stata presentata la nascita di una nuova associazione di volontariato a Cuneo e dintorni in convenzione con l'AS Cuneo 1. Ma anche l'Ordine dei Medici di Cuneo sostiene da anni la promozione e l'incremento assistenziale nei vari momenti della malattia. Contro la corsa consumistica del periodo compreso tra il Black Friday e il Natale. Così raccontano gli organizzatori della serata intitolata Rifletti, Ripara, Riusa. Un'iniziativa che si è tenuta al chiostro di Santa Maria di Castello allo scopo di far riflettere proprio sui consumi sfrenati e su buone pratiche per muoversi in controtendenza. Iniziativa di FIAB Alessandria, gli amici delle bici in collaborazione con Greenpeace. Vediamo. Rifletti, ripara e riusa è l'attività che avete messo in campo qui questa sera al chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria. Lo scopo finale qual è? Lo scopo, diciamo, è far caso che nelle nostre abitazioni ci sono un sacco di materiali che possiamo riutilizzare anche per incartare i doni di Natale senza dover andare a comprare altra carta nuova, altri nastri nuovi e produrre ulteriori rifiuti. Dal periodo del Black Friday fino a Natale c'è un boom di consumi. Questi consumi però purtroppo spesso sono semplicemente degli acquisti di cose che di cui non abbiamo bisogno, e quindi diciamo in questa serata cerchiamo di far riflettere attraverso un documentario, riutilizzare attraverso questo laboratorio creativo, scambiare attraverso un piccolo baratto di oggetti, quindi anche in questo caso non andare a comprare i regali dell'ultimo minuto, ma accorgerti che magari qualcuno può avere qualcosa che fa per te. E quindi diciamo la serata è un po' uno spunto di riflessione più che altro. In pratica ogni oggetto può avere una seconda vita, qui abbiamo qualche esempio. Sì, allora questi pacchetti sono stati fatti per esempio con i rotoli della carta igienica. Anche la stoffa, sono tutti pezzettini di stoffa, non è stata comprata. Lo spago è naturale, spago di canapa, lana o cotone. Anche la carta, invece di comprare carta nuova, abbiamo utilizzato delle borse della spesa, di quelle di carta del supermercato, tagliandole, quindi può essere utilizzata proprio come carta da pacchi. Tra le attività di questa sera anche riciclo. Ma stasera abbiamo fatto un piccolo corso di ciclofficina, che è una delle cose che vengono svolte all'interno della ciclofficina riciclo. Recuperiamo biciclette e le rimettiamo a posto. Stasera abbiamo fatto un mini corso per chi ha partecipato alla serata. Vi arrivano molte biciclette, vi è arrivata anche una bellissima bicicletta da bimba. E questo ha un fine diverso, andrà probabilmente in un museo. La nostra idea è quella di donarla al museo, le bici di Alessandria, perché venga esposta, perché è una bici da bambina degli anni 40, quasi perfetta. Come il tempo non passa e la bicicletta è un mezzo che è sempre moderno, anche se ha 60, 70, 80 anni.
Il 29 giugno 2024 partirà il Tour de France e lo farà dall'Italia, Firenze per la precisione. Sarà la prima volta in assoluto che la corsa ciclistica inizia dalla nostra penisola. Non solo il Tour, parlerà anche piemontese. Per omaggiare un campione come Coppi, la corsa passerà per il Monferrato alla scoperta delle eccellenze del territorio. Qui l'appuntamento è fissato per luglio. Il servizio. E dopo il ciclismo ancora sport con il calcio, dimostreremo la nostra innocenza. La Juventus risponde così in un comunicato ufficiale alla FIGC che chiede la riapertura del caso plusvalenze. Intanto la squadra che ieri ha battuto il Rijeka per 1-0 godrà di 3 giorni di riposo. I dettagli. È finita 1-0 l'amichevole giocata contro Rijeka grazie a un gol di Keane. Un test comunque importante per la Juventus, seppur non esaltante, tra qualche disattenzione e cambi di modulo. Buona la prestazione del giovane Riccio come centrale di difesa. E dal 24 tutti a casa per le feste di Natale. Si riprenderà il 27 quando alla continenza arriveranno anche Danilo e Alessandro in attesa dei finalisti in Qatar, Rabiot, Di Maria e Paredes. Ma le partite della Juventus continuano anche fuori dal campo. Dopo che la procura della Federcalcio ha proposto la revocazione della sentenza definitiva della giustizia sportiva sulle plusvalenze, è arrivato il comunicato ufficiale della Juve. Juventus Football Club, si legge, comunica di aver ricevuto unitamente ad altre 8 società di calcio relativi soggetti apicali all'epoca dei fatti, dalla Procura federale presso la FIGC un'impugnazione per revoca parziale della decisione della Corte federale di appello del 27 maggio 2022 divenuta definitiva. Con la decisione impugnata, la Corte federale aveva rigettato un reclamo proposto dalla Procura federale attraverso la decisione del Tribunale federale nazionale che a sua volta aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti
alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze. La società potrà articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice, confidando di poter ulteriormente dimostrare la correttezza del proprio operato. L'assenza di elementi nuovi, sopravvenuti e rilevanti per il giudizio rispetto alle decisioni della Corte federale d'appello e la carenza dei presupposti dell'impugnazione proposta. Conclude così il comunicato ufficiale della Juventus. Vi lascio ora le previsioni del tempo con Trevi Meteo, poi l'ospite in studio. Ci sarà Enrica Pagella, direttore dei Musei Reali. Parliamo dell'offerta culturale in questo periodo e dei progetti futuri. Poi non perdetevi assolutamente la nostra rubrica L'altro sport, focus sul basket piemontese. Parleremo del basket femminile e maschile del Torino Team Basket, del quale siamo media partner. Non perdetevi questi appuntamenti, restate con GRP Televisione. Vi auguro un buon proseguimento. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge. In serata, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Seconda parte del nostro telegiornale e allora approfondiamo uno dei temi. Oggi per fortuna siamo anche nei dintorni di Natale, approfondiamo un tema piacevole, non sempre possiamo permetterselo, ma in questo caso sì. Parliamo di cultura, parliamo di luoghi particolarmente belli per il Piemonte, per la città, e parliamo dei Musei Reali. Con noi accanto a me c'è la direttrice dei Musei Reali, Erika Pagella, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ci eravamo sentiti in altre occasioni anche in periodi più difficili, per fortuna adesso un po' si sta rientrando dall'emergenza e quindi la prima domanda è proprio questa. I Musei Reali sono questo luogo meraviglioso che raccoglie insieme tante espressioni di cultura e di bellezza appunto nel cuore di Torino, penso naturalmente all'Armeria Reale, al Palazzo Reale, alla Galleria Sabauda, poi nel percorso c'è anche la Cappella della Sindone, insomma davvero una bellezza, ma come sta andando? Come un po' a tempo di Natale, un po' il tempo di bilanci, no? Com'è andata quest'anno? È stato un anno di grande ripresa, quindi abbiamo avuto molti visitatori. E naturalmente è un anno che ha le sue criticità anche per i musei, perché c'è stato l'aumento dei costi dell'energia che ha influito. Però ecco, i visitatori non ci hanno fatto mancare la loro presenza e questo è stato quello che ci ha portato avanti con alcuni progetti significativi per il 2022, che sono stati febbraio dell'anno scorso l'apertura della Galleria Archeologica, quindi con le grandi collezioni del Mediterraneo dei Musei Reali, e da poco il riallestimento della collezione Gualino. Ecco, quindi un lavoro che è durato davvero tutto l'anno in questo caso, con dei numeri importanti che adesso probabilmente aumenteranno, no? Durante le festività natalizie, anche perché poi ci arriva sempre, per fortuna, il vostro comunicato dopo l'Epifania dicendo i Musei Reali hanno avuto un altro boom proprio durante la vacanza natale, perché turisti, ma anche piemontesi, si vogliono godere un po' questa bellezza di cui parlavo. Assolutamente sì, i turisti sono stati molti quest'anno e quindi i numeri, abbiamo fatto 450.000 visitatori, che sono più o meno un pochino meno dei visitatori del 2019, ma ci stiamo arrivando. E diciamo, noi siamo molto attenti anche alle collezioni, a cercare di costruire con le collezioni delle nuove narrazioni, perché sappiamo che il pubblico del nostro territorio è per noi l'ambasciatore più fenomenale della nostra struttura, quindi vogliamo dare delle occasioni a loro per ritornare e anche quindi
per comunicare ad altri che stanno più lontani l'importanza dei nostri percorsi. Ecco, tra le occasioni, sicuramente una ghiottissima occasione è stata proprio quella del riallestimento, no? un importante lavoro di riallestimento. Quando, come storici dell'arte, quando si parla di riallestimento c'è tutta una grandissima riflessione, probabilmente il fruitore, il visitatore se ne rende un po' meno conto, ma era davvero un lavoro ciclopico, perché bisogna fare selezione, scegliere un criterio attraverso cui esporre queste stesse opere, no? La collezione Gualino e una serie di altre opere sono state quindi riallestite. Sì, sono state riallestite con un percorso che cerca di suggerire al visitatore la varietà e la grandezza degli interessi di Gualino nel suo collezionismo. Cosa significa? Significa trovarsi di fronte ad una collezione che va dall'archeologia fino al Settecento, con alcuni grandi capolavori, forse il più eminente e che è quello che sta un po' al centro dell'esposizione, la Venere di Botticelli, per tanto tempo tra l'altro ritenuto un quadro di scuola, se non addirittura una copia, ma oggi invece dalle analisi scientifiche che sono state fatte, dai confronti che sono stati fatti con un quadro analogo che si trova ai musei di Berlino, è invece documentata la sua autenticità. Quindi La Fortuna è un dipinto che fa parte della fortuna fiorentina che ebbe la Venere, quella più famosa, certo, quella che conosciamo tutti degli Uffizi, nel pubblico della Firenze di allora, insomma, che chiese a Botticelli di ripetere la figura della Venere per avere un pezzo di questo grande capolavoro a casa. Quindi vuol dire che già allora era veramente considerata importantissima, forse è difficile, no, per noi oggi contemporanei, un po' è il lavoro vostro, no, cercare di farci capire come veniva percepita l'arte in quel momento. Gli artisti erano davvero delle superstar. Gli artisti erano delle superstar, certi dipinti avevano una fortuna, ma d'altra parte le copie che noi spesso disprezziamo, invece sono molto importanti per farci capire l'importanza e l'impatto che una certa opera ha sul suo pubblico. Ed è proprio la quantità delle copie, a volte, che possono essere copie contemporanee oppure copie non contemporanee, magari un secolo dopo si riscopre un'opera che ha una grande fortuna di pubblico, e quindi diciamo anche questo tema è un tema interessante della storia dell'arte. Poi la collezione Gualino, adesso stiamo vedendo ancora delle immagini, è, come spiegava, è davvero variegata, no? Quindi a volte è difficile, fossero state tutte della stessa epoca, diceva, vabbè, le metto, le colloco lì, invece così bisogna spiegare, intanto stiamo rivedendo anche la Venere, e rispiegare il senso del collezionismo anche in quegli anni, è una sfida affascinante. Sì, assolutamente, e Gualino, tra l'altro c'è anche una sezione di arte orientale, e non tutto quello che aveva Gualino è rappresentato nella Galleria Sabauda, perché molte cose, in particolare l'arte moderna e l'arte orientale, sono ancora oggi a Roma, alla Banca d'Italia, con cui abbiamo molto collaborato in questi anni per cercare di ricostruire il profilo complessivo dei suoi interessi. Ha spaziato, e la cosa che forse è bello ricordare è che molto spesso queste opere sono acquisti che lui faceva in viaggio, quindi non era, naturalmente c'era già un mercato antiquario, ma Gualino piaceva con sua moglie e con il suo consulente scientifico, che era niente poco di meno di Lionello Venturi, certo, quindi un grandissimo storico dell'arte, professore all'università, viaggiare in Egitto, all'estero, e lì proprio scoprire un nuovo mondo, e scoprendo un nuovo mondo scoprirne anche la bellezza attraverso le opere d'arte. Ecco, allora, tutto questo è possibile goderselo, dicevamo, anche durante il periodo delle festività. Poi abbiamo visto nelle immagini, come dicevo, il percorso passa attraverso le sale di Palazzo Reale, dove si è fatta la storia d'Italia, insomma, quando l'Italia doveva ancora diventare Italia, ma si iniziava a ipotizzare già proprio in quelle sale così, così belle, veramente così affascinanti. E poi la Cappella della Sindone. Io una parola sulla Cappella della Sindone non posso non chiedergliela. Beh, la dico volentieri, perché anche nel 2022 anche abbiamo raggiunto un risultato secondo noi importante.
che è quello del completamento dell'altare. E quando parlo del completamento dell'altare centrale della cappella, sì, che sappiamo non ospita più, certo, la reliquia, il completamento è stato fatto con la grande raggiera dorata che sormontava l'altare, che era completamente bruciata nell'incendio. È stato un progetto interessante perché l'abbiamo portato a termine grazie alla competenza, alla sensibilità anche degli scenografi del Teatro Regio, perché diciamo queste opere di ricostruzione sono sempre un po' una reinterpretazione che parte dalle fotografie, dai documenti che si hanno. E però quando abbiamo completato l'altare senza la raggiera ci siamo resi conto che il punto di vista verso la cappella dalla navata centrale del Duomo, sì, aveva proprio, come dire, un vuoto proprio nel punto in cui Guarini aveva pensato alla raggiera. E quindi insomma l'abbiamo ricostruita, un oggetto che quando uno lo guarda non si rende conto, però pesa 80 kg, quindi ecco, anche issarlo non è stato banale. Lo stiamo vedendo adesso, infatti stiamo vedendo un po' di immagini. Per sì, sì. E quindi l'idea era proprio quella di creare qualche cosa di prospetti, ma anche, come dire, che lasciasse a bocca aperta. Sì, l'idea era un'idea proprio veramente scenografica, sì, perché è il punto focale di un punto di vista molto preciso, sì, all'interno della chiesa. Naturalmente sembra facile ricostruire, ma non è facile. Intanto in che materiale la ricostruiamo, certo, per renderla il più leggero possibile, quindi è stato scelto il legno di balsa. Poi c'è tutto il tema della doratura, abbiamo dovuto discutere a che temperatura dell'oro riportare questo oggetto. La corona interna è formata oggi da onde che nell'originale erano dei putti, degli angioletti che volavano, che però non avremmo potuto ricostruire ad intaglio. Ecco, quindi con tutte queste modifiche che sono, come si potrebbe dire, sono un po' una lettura critica dell'originale, sì, ecco, e quindi non è una copia ma è una interpretazione dell'originale, che però dà la possibilità a tutti di riavere l'emozione, certo, dell'altare quasi com'era. Queste immagini non sono ancora, perché giustamente la direttrice si riferisce a qualche cosa che in realtà in queste immagini era ancora in fase di allestimento, quindi in realtà è una specie di spoiler quello che sta dicendo la direttrice, andatelo a vedere e di persona, perché ne vale davvero la pena. Poi comunque è una cappella, un luogo così vicino ai torinesi. Lei giustamente dice la sindone, il relitto del Sacro Teatro non è più lì, è proprio a poca distanza, no? Però a cioè, comunque, distanza, sì, rappresenta, comunque è uno dei luoghi davvero più probabilmente più importanti per chi ha fede, ma anche per chi non l'ha, per tutto il valore culturale e storico. E siamo già quasi in chiusura, però direttrice, quindi so che ci sono moltissime idee proprio per queste festività anche, no? Perché c'è proprio l'idea di creare dei momenti anche per le famiglie, che il museo, ma lo sta diventando sempre di più a livello internazionale, e i musei reali sicuramente stanno aprendo molte piste in questo senso, un luogo per famiglia, cioè dove si va a trascorrere del tempo insieme alla famiglia. Il museo una volta era un'altra cosa, no? Assolutamente. Beh, intanto proprio per le famiglie da alcuni mesi è disponibile un gioco da fare nella Galleria Sabauda, una specie di caccia al quadro che si può fare con i propri telefonini, che si può fare in gruppo, e questo l'abbiamo pensato per i gruppi di amici e anche per le famiglie. È un gioco divertente dove bisogna scegliere che personaggio essere, vuoi un restauratore, vuoi un curatore, vuoi, e da lì rispondere ad una serie di domande e fare alcuni esercizi sul telefono per raggiungere uno stadio più alto. Quindi un modo anche di divertirsi, certo, in museo. E poi una piccola mostra, però una mostra dossier, come le chiamiamo noi, un approfondimento su un grandissimo artista che è Rembrandt, con due dipinti molto particolari, perché due dipinti, uno della Galleria Sabauda, un vecchio dormiente, e uno, un prestito, ecco, che viene dal museo, da un museo di Parigi, da Jacques Marandré. La cosa interessante è che sono entrambi due dipinti del 1629, che Rembrandt ha dipinto quando aveva 23 anni, quindi giovanissimo. Però già tutto quello che saranno le caratteristiche della sua pittura, la cosa emozionante della sua pittura,
ossia il gioco tra l'ombra e la luce, sono già in nuce. Ed è rarissimo avere due opere dello stesso anno messe a confronto. Certo. Quindi un modo per scoprire alcune verità di questo grandissimo artista nordico. Quindi venite, mi ci metto di mezzo anch'io, mi sento parte del progetto, venite a vedere, andate a vedere il Museo Reale, quindi saranno aperte appunto durante queste festività, no? Immagino, quando chiudete? Dunque, chiudiamo il giorno di Natale, chiusi, però siamo aperti. Il solo Palazzo Reale è aperto il pomeriggio del primo dell'anno gratuitamente. Ah, che bellezza! Quindi avete anche, dopo che vi svegliate da Capodanno, sapete anche dove andare. Grazie davvero a Erika Pagella, auguri a lei, ai suoi collaboratori, alle sue collaboratrici per il 2023, che sia un anno di ricchezza anche per voi. Grazie. Auguri a tutti gli ascoltatori. Grazie Erika Pagella, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con GRP.